the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Chitarnauti, ciao e bentornati qui sul nostro canale di YouTube e su lezionichitarra.it. Qui è Claudio che parla. Allora, ci sono brani che vanno presentati, altri brani che non hanno davvero bisogno di alcuna presentazione. È il caso di questa Bohemian Rhapsody dei Queen, uno dei pezzi rock più belli e più famosi della storia della musica. Ecco, il brano è originariamente, come saprai, accompagnato al pianoforte dal grande Freddie Mercury. Ho voluto rivisitarlo un pochino con questo arrangiamento per chitarra, perché infatti mi sembrava brutto privarsi della gioia di poter suonare questo brano con la chitarra, ok? Visto che è un brano appunto originariamente suonato sul pianoforte. Quindi andremo a vedere la bellissima sequenza di accordi. Sono tanti accordi, non difficilissimi, ma con qualche accordo un pochino particolare. Lo andiamo a vedere insieme e cercheremo di imparare ad accompagnarla e magari anche a cantarla. Ecco, per suonare questo brano io ho utilizzato il capotasto al terzo tasto per suonare la canzone nella tonalità originale fondamentalmente, ma poi vedremo tra poco come la potremo anche adattare al nostro timbro di voce, perché insomma Freddie Mercury aveva una voce davvero molto alta, che però potrebbe essere per esempio giusta per, se sei una donna, ok, per le voci femminili, cantare sulla versione originale di Freddie Mercury potrebbe essere giusta. Nella versione che hai sentito all'inizio del video io l'ho cantata ad esempio nella tonalità originale ma un'ottava sotto, quindi molto bassa. Ecco che magari spostando anche il capotasto potrebbe essere l'occasione giusta, ok? Ecco, ti invito sempre, prima di iniziare a vedere questa lezione, a considerare i link che ci sono qua sopra la mia testa, perché ci sono tante cose interessanti, corsi completi, materiali gratuiti da scaricare, le tab e gli spartiti di tutte le nostre lezioni qui che mettiamo gratuitamente su YouTube. Detto questo, andiamo quindi a vedere come suonare la nostra Bohemian Rhapsody. Dunque, abbiamo detto che suoniamo questo brano con il capotasto, ok? Se non possiedi ancora un capotasto, ti lascio nella descrizione del video qui sotto un link per accedere alla sezione degli accessori consigliati su lezionichitarra.it. Lì potrai velocemente acquistare da Amazon un capotasto simile a questo, ok? È uno strumento interessante che ci permette di suonare davvero tante canzoni. Bene, ho messo il capotasto al terzo tasto perché così, suonando in sol maggiore, tonalità della strofa di questa canzone, questo accordo diventerà un si bemolle, che è la tonalità originale del brano. Quindi Freddie starà suonando al pianoforte un si bemolle, noi suoniamo un sol maggiore che alzato al terzo tasto con il capotasto diventa un si bemolle, ok? Quindi sol, un tono più avanti la, un tono ancora più avanti si bemolle. Ecco che questo è il giochetto che facciamo, ma ti ripeto, io ti inviterei a sperimentare anche per esempio tutti gli stessi accordi suonati in prima posizione, quindi senza capotasto, perché per la voce potrebbe essere più adatto, oppure addirittura suonata ancora più avanti, ok? Ognuno per il proprio timbro vocale dovrà adattare appunto col capotasto sul tasto opportuno. Ecco, un'ultima considerazione che faccio sempre quando faccio dei tutorial con i brani con il capotasto è che da ora in avanti parlerò delle forme degli accordi, quindi
anche se questo è un Si bemolle in realtà, ok? Lo chiamerò Sol maggiore, proprio perché queste posizioni saranno trasportabili poi dopo avanti e indietro sul manico, quindi l'unico modo per renderle, diciamo, assolute è parlare delle forme, quindi questo qui sarà un Si bemolle, questo qui sarà un La bemolle, eccetera. Scusami, questo qui è un Si bemolle, questo è un La bemolle, ma li chiameremo Sol e Fa, ok? Quindi questo lo chiameremo Do, questo lo chiameremo Re, quindi ci riferiremo sempre e solo alle forme degli accordi, ok? Partendo dall'introduzione abbiamo un Mi minore settima, ok? Nell'introduzione in realtà la parte è completamente vocale, non ci sono strumenti che accompagnano, ok? Quindi l'armonia la si deduce proprio dagli intrecci delle voci che fanno appunto gli accordi, no? Però noi li deduciamo appunto, e nel mio arrangiamento di chitarra qui abbiamo un Mi minore settima. Is this the real life? Ok, quindi un Mi minore con l'aggiunta del mignolo dell'anulare qua sul terzo tasto. Ecco, ultima postilla, anche il numero dei tasti lo consideriamo come se questo fosse l'inizio del manico. Quindi per me questo è il terzo tasto, ok? Questo per renderla assoluta, anche a prescindere dal posto dove tu poi deciderai di mettere il capotasto, va bene? Quindi abbiamo il nostro Mi minore settima. Is this the real life? Qui possiamo anche suonare soltanto con il pollice, molto, in maniera molto morbida, il primo accordo. Poi abbiamo la settima. Is this just fantasy? Quindi se conosci un La maggiore, lo svuotiamo della nota centrale, magari cambiamo questa diteggiatura, mettiamo al posto dell'indice questo dito e abbiamo il nostro La settima. Okay, is this just fantasy? Poi abbiamo un Re settima. Caught in a landslide. Quindi è come se fosse un Re maggiore, ma con aggiunta questa nota Do, sempre assolutizzando, Okay? Quindi questo considero come se fosse un Do, anche se in realtà è un Mi bemolle, sempre per il solito discorso. Ma da qui in avanti ce ne freghiamo, andiamo avanti a chiamare le note come se fossimo in prima posizione. Quindi questo è un Re settima, dopodiché abbiamo un Sol maggiore. No? Escape from reality. Ecco, il Sol maggiore lo puoi suonare in tutte le forme che preferisci. Quindi questa, con solo l'anulare, nella forma folk, è abbastanza indifferente. Okay? Dopodiché si torna ancora sul Mi minore settima, ma qui inizia il ritmo, perché il pianoforte qui inizia a ritmare, quindi comincia a sentirsi questo. Ok, è un ritmo alte basse, ok? Quindi prima le frequenze alte, poi il basso in risposta, che io sto suonando con le tre dita indice, medio e anulare sulle corde Re, Sol e Si e il basso di Mi grave in risposta. Ok, possiamo anche già suonare direttamente invece sui tre cantini, Quindi anziché sulle corde Re, Sol e Si, scalare in giù di una corda e suonare sulle corde Sol, Si e Mi cantino. Suonano bene entrambi, ok? Quindi abbiamo open your eyes, poi abbiamo un Sol settima, look up to the skies and... E quindi l'accompagnamento con la mano destra rimane assolutamente uguale. Qui andiamo su un Sol settima, accordo che se non conosci si fa così, indice qui sul Mi cantino, dito medio sulla corda La e anulare sulla corda Mi grave. Dopodiché Do maggiore. L'accompagnamento rimane sempre questo medesimo qui, Okay? Alte basse, ok? Quindi rivediamo un attimo. Is this the real life? Is this just fantasy? Re settima. Caught in a landslide. Sol, escape from reality. Qui parte il ritmo. Open your eyes. Sol settima, look up to the skies and Si, Do. Ecco, qui c'è una cosa interessante, perché sul Do, dove sono tornato a suonare, diciamo, su Re, Sol e Si, con le tre dita, perché sul Sol settima chiaramente dovrò suonare con le tre dita alte sui cantini, ok? Quindi qui, diciamo, l'ambiguità sta che alcuni accordi potrebbero richiedere le tre dita sui tre cantini, come il Sol settima. Perché così faccio sentire la settima, ok? Se stessi più in su di una corda con le tre dita, sto parlando sempre della mano destra, non si sentirebbe che è un accordo di settima, mancherebbe questa nota, ok? Quindi alcuni accordi li suoneremo con le tre dita sui tre cantini, alcuni sulle tre dita sulle tre centrali, ok? Usiamo questa terminologia, tre cantini, tre centrali, più su di una corda, quindi, ok? Sul Do saremo tornati sulle tre corde centrali e faremo questo. Questa sospensione di quarta, quindi con il mignolo andremo a suonare questa nota sul terzo tasto, ok? È una sospensione, un accordo di quarta, solo per un attimo tra l'altro, 1, 2, 3 e 4, quindi solo sul terzo quarto, ok? Look up
up to the skies and see. La minore settima, I'm just a poor boy. Re settima, I need no sympathy. Quindi la minore settima è un La minore in cui avremo tolto l'anulare. Qui col Sol a vuoto. Qui suoniamo sulle tre corde centrali. Re settima, chiaramente suoniamo sui tre cantini. E cambiamo anche la nota di basso, quindi sul Re settima andiamo a suonare sui tre cantini e la nota di basso sarà un Re, chiaramente. Ok? Qui arriva un passaggio molto interessante che è questo. Easy come, easy go, little high, little low. Quindi cosa vado a fare? Attorno a un accordo di Sol, che è questo, con un bar Re, suoniamo Sol diesis e Sol bemolle. Sol diesis, Sol bemolle, ok? Questo segue molto la voce, no? Easy come, easy go, little high, little low. Quindi dovrei fare questo avanti e indietro con il bar Re. Molto interessante, molto carino. Ok? Rivediamo. Easy come, easy go, little high, little low. Ok? E l'accompagnamento rimane sempre lo stesso, alte e basse. Basse. Easy come, easy go, little high, little low. Coordinare voce e chitarra in questo caso potrebbe richiedere un pochino di esercizio, ok? Dopo si torna ancora su il Do. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Quindi questa sequenza d'accordi che chiude di fatto l'introduzione sarà Do, tutta suonata sulle corde centrali, con le tre dita. Anyway the wind blows. Sol maggiore con Si di basso, quindi immaginati un Sol maggiore in cui avremo tolto questo dito e andremo a considerare come basso la corda La, ok? Quindi anyway the wind blows. Come starai notando, io ho optato per un cambio di diteggiatura perché quello che ti ho appena fatto vedere è questo. Se io tolgo il dito medio, in teoria avremmo l'indice sulla corda di basso e l'anulare sulla corda Si, che sono le due note che ci interessano in questo caso. Però io, arrivando dal Do, mi trovo meglio a fare questo. Quindi medio sulla corda La e mignolo sulla corda Si, ma in realtà è indifferente, ok? Indifferente. Poi avremo Si bemolle diminuito e un Re settima. Quindi il Re settima l'abbiamo già visto, Si bemolle diminuito è questo accordo qui. Ok, come fare a spiegartelo? Immaginati il La7 di prima, abbiamo visto prima, quindi dito medio qua sulla corda Re, dito anulare qua sulla corda Si, in più aggiungo l'indice sulla corda La sul primo tasto, prima di passare sul Re. Ok? Quindi rivediamo un attimo velocemente tutta questa parte. Is this the real life? Is this just fantasy? Re settima. Caught in a landslide. Sol. Escape from reality. Parte il ritmo. Open your eyes. Sol settima. Look up to the skies. E Do. Si. Sospensione di quarta col mignolo. La minore settima. The poor boy. Re settima. I need no sympathy. Bar Re. Cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Do. Anyway, Sol, wind blows. Si bemolle diminuito. Nothing really matter to me. Re settima. E qui poi parte la parte della strofa, ok, che è questa. Okay. L'arpeggio è molto simile a quello del pianoforte, non è identico, perché chiaramente il pianoforte ha un'estensione maggiore, ha un numero di ottave maggiore della chitarra, quindi ci sono dei rivolti. Qui è quel pezzo bellissimo dove Freddy va con la mano sinistra oltre la mano destra, no? Quella parte anche molto scenografica. Con la chitarra la possiamo riadattare facendola così. Comunque rende abbastanza il senso del brano, ok? Lo si riconosce, ok? Quindi io sto facendo un Sol maggiore sesta. Ok? Quindi praticamente un Sol senza niente qua sui cantini. Lascio i cantini praticamente liberi. Schiaccio solo questo tasto, ok? E l'arpeggio viene così. Vado ad arpeggiare sul Mi grave, sul Re, sul Sol, sul Si, sul Mi cantino, poi dopo ancora sul Re e poi sul Si, ma in cui avrò rimesso il dito sul terzo tasto. Rivediamo.
tutte corde a vuoto, e poi rimetto giù però alla fine l'anulare sul terzo tasto, ok? Vedi che rende. Bene il senso del brano, ok? Il secondo è un Mi minore nona. Qui cosa sto facendo? L'arpeggio è molto simile, Mi minore, l'accordo. Quando arrivo sul Mi cantino, però, avrò l'anulare sul secondo tasto, ok? Proprio con questa nona. Poi suonerò ancora la corda Re e poi il Mi cantino a vuoto. Quindi tolgo l'anulare, prima lo metto l'anulare sul cantino, poi lo tolgo, ecco. Poi dopo si passa a un La minore o un La minore 7. Ok, posso o riprodurre un arpeggio simile, quindi facendo per esempio tutto l'arpeggio su tutte le corde, a partire dalla corda La, arrivato sul Mi cantino suono ancora la corda Re e poi suono l'accordo Si, ok? Non è proprio identico a quello che fa col pianoforte Freddy, però se non ci vogliamo muovere qui dalla prima posizione, questa potrebbe essere una soluzione. Per analogia andiamo a fare una cosa che è simile a quelle precedenti, no? Ok. Però un'altra cosa carina che possiamo fare invece è questa. E questa è più fedele a quello che fa Freddy col pianoforte, no? E quindi cosa sto facendo? Sto facendo un La minore, che sarebbe questo accordo qui con un barré, però sfrutto la corda a vuoto e il La a vuoto. Quindi faccio una posizione parziale con il barré dell'indice qui sul quinto tasto, l'anulare sul settimo tasto, ok? E vado poi dopo a mettere una nona anche qui. L'arpeggio è sempre il solito, parto dalla nota di basso, nona e poi tolgo. Quindi metto il mignolo qua e poi lo tolgo. È parallelo a quello che ho fatto sul Mi minore. Ok, ecco, per cantarla chiaramente non è un passaggio molto agevole, perché io sono qui, devo passare qui, è molto più comodo sicuramente rimanere qua in prima posizione. Lascio a te la scelta, dopodiché abbiamo un Re maggiore. Ok, anche qui possiamo riprodurre un arpeggio simile a quelli appena visti. L'importante è che ci siano 8 ottavi, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, ok? 8 ottavi, di modo che deve rimanere nel tempo, ok? Quindi rivediamo fino a qua. Mama, just kill the man, put a gun against his head, pull my trigger now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've gotta throw it all away. Ecco, vediamo questa parte. Quindi, come hai capito, il secondo giro è identico al primo, ma quando arriviamo sul La minore non c'è più questo giochetto che ti ho fatto vedere adesso, ma c'è invece un gioco sulle basse, molto bello, perché lì entra anche la chitarra elettrica, la batteria, è veramente splendido, no? Quindi il secondo giro è Mama, life has just begun, but now I've gotta throw it all away. Quindi dalla minore settima facciamo poi questo. La minore settima con sol diesis di basso, la minore settima con sol di basso. Quindi andiamo prima col mignolo qua sul quarto tasto del Mi grave, poi sul terzo tasto con l'anulare, per poi andare sul secondo tasto con il medio e riprodurre il nostro La minore. Quindi qui avremo un La minore con fa diesis al basso o fa diesis semi diminuito, che dir si voglia, ok? Quindi rivediamo un attimo ancora la strofa. Life has just begun, but now I've gotta throw it all away. E poi l'ultimo accordo prima del ritornello è un fa, e poi dopo procede con un mi di basso, quindi mettiamo giù un fa maggiore. Ok? E suoniamo basse e alte per poi togliere l'indice. Dopodiché qui si passa sul ritornello. Rivediamo la seconda parte di strofa per l'ultima volta. Life has just begun, but now I've gotta throw it all away. Fa. Mama. Ok, qui si passa al ritornello, che è in Do maggiore, ok? Possiamo continuare ad arpeggiarlo con una roba di questo tipo.
oppure ancora alte e basse, ma ma. To make you cry if I'm not back again this time. Di fatto è un giro di Do, ok? Do, La minore, Re minore, Sol o Sol settima, ok? Quello che ho fatto io nella mia esecuzione iniziale invece qui iniziare a fare un piccolo strumming. Mama, che è carino, faccio un basso. Tum, dan, tu, tum, dan, tum, dan. Ok, quindi vedete che c'è un basso e poi due bassi. Ok, mi piace perché dà qualcosa in più al ritornello, no? Mama, didn't need to make you cry if I'm not back again this time tomorrow. Carry on, carry on. Andiamo a vedere questi accordi, quindi Do, La minore, didn't need to make you cry. Qui cosa ho fatto? Re minore, un piccolo passaggio veloce con Do diesis, Do al basso, e poi vado a riprodurre il Re minore, sempre con il Do al basso. Quindi Re minore, Do diesis al basso e subito Do al basso. Ok, un passaggio non banale. Ecco, e poi nell'originale probabilmente c'è anche questo Si al basso, prima di passare sul Sol, quindi didn't need to make you cry if I'm not back. Sol again this time tomorrow. Do, carry on. Do con Si di basso, quindi da Do scendiamo di un semitono con il basso e andiamo qui sul secondo tasto della corda La. La minore, carry on. Fa minore, as if nothing really matters. Quindi Fa minore è come se fosse un Fa maggiore normale, ma senza il dito medio, non dovrebbe essere niente di particolarmente complesso. Nothing really matters. Per poi vedere la parte finale che è questo, che poi rilancia ancora sulla seconda strofa. Quindi andiamo a vedere questa chiusura strumentale. Quindi metto giù un Fa parziale, quindi anulare qua sul terzo tasto del Re, medio sul secondo tasto del Sol, indice sul primo tasto del Si, e vado ad arpeggiare con pollice e indice sulle due corde centrali e rispondo sulla corda Si con il medio. Poi torno sul mio Do e arpeggio sempre uguale, ok? Risposta del dito medio sulla corda Si. Corde centrali, risposta del dito medio. Dopodiché abbiamo il mignolo qua sul quarto tasto della corda Re, col pollice, e sempre risposta del dito medio sulla corda Si. E poi dopo scendo ancora di un tasto, di un semitono, sulla corda Re, e la risposta è sempre la stessa. Quindi riepilogando, qui abbiamo sempre questa nota, questo Do, che risponde alto, ok? Alle altre note che ci sono più in basso. Quindi viene così, Fa, risposta, Do, mignolo qui, risposta, mignolo qui, e dopodiché abbiamo il ritorno sulla strofa. Ti suono quindi un'ultima volta lento tutta la parte principale, tolta l'introduzione. Sol, sesta, Mi minore, nona, La minore, nona, Re, Sol, sesta, Mi minore, nona, La minore, settima. C'è quel passaggio di basso, quindi Sol diesis, Sol, Fa diesis, poi il Fa e col basso di Mi, ritornello, passo con lo strami, La minore, Re minore, passaggio di basso, Sol, Do, Do con Si di basso, La minore, Fa minore, Do, e poi parte strumentale, quindi Fa, Do, mignolo sul quarto, mignolo e anulare sul terzo, o mignolo sul terzo lo stesso, per poi dopo ritornare ancora sulla strofa, e qui parte la seconda strofa, ok?
Ebbene, spero che tu abbia apprezzato quindi questo tutorial su questo brano non semplicissimo da suonare, non è esattamente il classico brano da spiaggia, però penso che dia una grande soddisfazione il fatto di riuscire a metterla insieme tutta e riuscire a accompagnarla come se fossimo su un pianoforte, come se fossimo il grande Freddy, magari fosse possibile. Quindi ti ringrazio per avermi seguito, ci vediamo settimana prossima per un'altra lezione su chissà quale tutt'altro argomento. Ciao, buona chitarra!